Teatro, un'importante iniziativa che giunge alla sua 10ª edizione. La Lega Tumori, sezione provinciale di Salerno, promuove l'incontro venerdì 18 ottobre presso il Teatro delle Arti, ingresso gratuito. Vuole festeggiare questo momento di informazione e formazione sulla neoplasia prostatica, ma soprattutto sulla salute maschile. Sono partner con noi da 10 anni le istituzioni e tante associazioni territoriali, il Dopolavoro Ferroviario, Associazione Lucana e Novi Gaudentes. Quest'anno danza, musica e teatro, proprio perché attraverso la comunicazione non verbale noi riusciremo a relazionare il rapporto tra salute maschile e benessere della coppia. Partner quest'anno privilegiato è l'ICCAT di Eboli, istituto a custodia attenuata, grazie al quale riceveremo il contributo degli ospiti dell'istituto stesso, che ha intrapreso un percorso di rieducazione attraverso lo strumento del teatro, nel quale noi crediamo come strumento di prevenzione e terapia. I detenuti saranno i protagonisti di questa serata, proprio perché noi crediamo fortemente sia nel valore, nella valenza terapeutica del teatro, sia nella valenza socio-riabilitativa del teatro, tant'è vero che le attività teatrali all'interno dell'istituto penitenziario che dirigo, che è una casa di reclusione, hanno effettivamente un valore privilegiato, con una marcia in più. Noi facciamo teatro-terapia e tutte le rappresentazioni teatrali sono rappresentazioni teatrali con testi scritti dai detenuti, in cui i detenuti dirigono anche, sono anche i registi, e quindi praticamente effettivamente riescono attraverso il teatro ad esprimere se stessi, a tirare fuori, come la maieutica socratica in realtà, tutto ciò che c'è di positivo in ognuno di loro. Tra i due momenti, che è una circostanza casuale dal punto di vista cronologico, la conclusione di conferenza stampa dal Ministero ufficiale dell'amministrazione e con il Teatro del Presidente. Buongiorno, grazie a tutti e benvenuti. Rappresento in questo momento. Avete già detto tutto, quindi in effetti c'è intanto un saluto da parte del Presidente. Il primo anno, quest'anno, la ricordiamo in un modo un po' più particolare. È importante ovviamente la prevenzione, in questo caso noi parliamo della prevenzione della salute dell'uomo, quindi giustamente uno stile di vita che è importante, che ci viene dettato persino dalla nostra antica scuola medica salernitana, in cui bene o male dobbiamo essere prosecutori ovviamente con uno stile un po' nuovo rispetto all'epoca passata. E in questo caso la prevenzione per quella degli uomini, che ovviamente questa informazione, formazione, questa campagna di educazione sanitaria sulla problematica formazione. Nella sua origine territoriale presente, qui abbiamo rappresentate le associazioni che verranno premiate, l'associazione lucana, ma soprattutto abbiamo avuto il privilegio che nell'arco di questi anni ci hanno accompagnato le varie istituzioni. Quest'anno, nel decennale, abbiamo avuto l'onore di la persona dell'amico, posso dire, invitata a favorire una sorta di partenariato con le associazioni territoriali che si impegnano in tal senso. Per cui devo dire grazie al Comune di Salerno, grazie all'assessore che venerdì 18 ci ospiterà in un evento che vogliamo festeggiare questa 10ª giornata. Ricordo ancora che tra gli obiettivi della Lega Tumori da citare che presso i nostri ambulatori, che verrà erogato nella giornata di sabato 19 di sole in squadra. E a questo punto il mio intervento termina ricordando che guarirla occorre insegnare la salute per conservarla. E a questo punto, in tema di informazione, io credo che a questo punto cosa c'è. Insomma, dell'assessore Savastano, sensibilissima a queste iniziative. Sono iniziative che interessano l'opinione pubblica, interessano la collettività. Ora, forse, a delle prevenzioni, a delle visite. Ecco il motivo trainante che giustifica questa iniziativa. Oggi è una conferenza stampa e vengo così molto rapidamente che dice un sacco di vitamina. Bene, riscopri madre natura, questo scrive il dottore Brandt, a tutela della neoplasia. Sono cose che noi dobbiamo affrontare senza il silenzio che non c'è da nessuno. Ecco il motivo di questo
queste fondamentali. Il cittadino, se ha delle patologie che si possono curare, debellare o grandemente guarire. È un primato nel nostro paese, e questo è un merito grande anche per il contributo che ha dato l'ordine dei medici. E concludo perché facendo riferimento